Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi giornata off perché non andrò in palestra e ho fatto un sondaggio su Instagram e avete risposto 40 di voi. Sì, io l'ho messo ieri in tarda notte, era mezzanotte, e voi comunque mi avete risposto e avete detto di sì, che vi poteva interessare, e quindi eccomi qui. Stamattina andremo a fare un semplice porridge con 80 g di fiocchi di avena targati Prozis, 10 g di semi di chia, 300-250 ml di latte, e poi aggiungeremo anche 100 ml di acqua. Quindi in tutto saranno 250 ml di latte e 100 di acqua, quindi 350. Iniziamo subito. Eccoci qui. Allora, io uso per fare il mio porridge, per chi mi segue già sa, un padellino antiaderente. Ok, azzeriamo la bilancia e andiamo a pesare 80 grammi di fiocchi di avena. Ok, perfettissimo. Poi andiamo ad aggiungere i semini di chia, che questi qui li compro all'Eurospin. Ok, grammi. Poi vado a dare giusto una mescolatina veloce. E vado a mettere il latte. Anzi, visto che è avanzato giusto un po', andiamo a mettere 350 ml di latte, senza problemi proprio. Vado a dare una mescolatina. E poi metto 50 ml di acqua, giusto per non farlo troppo pesante. Ok, fatto. E quindi adesso è pronto e noi andiamo a metterlo sul fuoco e poi vi faccio vedere la consistenza proprio giusta. Vedete, risulta ancora così. Ora vi faccio vedere che tra 10 minuti come sarà. Vedete, sono quasi trascorsi, cioè sono trascorsi 8 minuti e si sta già addensando. Quindi io aspetto altri 2 minuti e poi spengo il tutto. Questa è la consistenza che deve, cioè questa è la consistenza per il nostro porridge, eccolo qui. Aspetto altri 2 minuti e poi spengo il tutto. Vedete? Si sta. Eccoci qui, il nostro porridge è pronto per essere versato in questa bellissima ciotolina. Quindi mi metto così così, potete vedere anche la consistenza. Sembra una pappetta, eccola qui. Ok, ecco fatto. Adesso vado ad aggiungere il cioccolato. Eccoci qui, andiamo ad aggiungere il cioccolato ed è 15 grammi. Eccolo qui. E poi, infatti, come vedete, due pezzetti equivale a 15 grammi. Ero convinta che equivalevano a 20 grammi, ma va benissimo. E poi aggiungiamo un biscottino di questo qui. Eccolo qui il nostro biscottino da mettere qui. Ecco qui.
Bellino il nostro porridge con pochissimi ingredienti, come avete visto, velocissimo da fare. Se rifarete qualsiasi mia ricetta dolce o salata, taggatemi su Instagram. Vi lascio qui il mio Instagram, mi raccomando. Ho proprio bisogno di un buon caffè già dolcificato con le yummy drops. Sono le 11:31, noi già abbiamo fatto colazione da 2 orette, però il caffè ci vuole, anziché 2 orette, quasi 3 ore, sono 3 ore e mezza, quindi un buon caffè ci sta, perché oggi è giornata relax, infatti sono ancora in pigiamata, ma vabbè, dettagli, ma io il sabato mi concedo proprio relax nel letto, addio mondo. Il sabato è il sabato. Eccolo qui, mi godo il mio bellissimo caffè. Si va bene, le yummy che sono un po' cadute. Mi godo il caffè e quindi ci vediamo dopo con il pranzo. Arrivati con il pranzo, faremo una mega fritta. Eccolo qui, questo è il nostro impasto. Adesso vado a metterlo in questa pentola con 3 ml di olio per non far attaccare, anche se non si attacca, però per dare anche una bella fonte di grassi. E quindi andiamo con 3-4 ml di olio e poi facciamo cuocere questa mega frittatona. Eccola qui, pronta per andare sul fuoco. Maro, secondo me deve essere buonissima. Come avete visto, i carbo bassi, perché essendo che non è una giornata di allenamento, mio concentro di più su proteine, grassi e anche carboidrati, non abolendoli. Infatti, come potete vedere, stanno le melanzane, poi mangerò anche 2 o 3 gallette vicino, ma eccolo qui. Eccola qui, vai mamma, giraci questa frittata. Madonna, quanto è buono! Mamma, sembra rompi che uccidi. No! Eccola qui, mamma chef, eccola, da notare io così e loro così, meglio così. Qui la nostra mega frittatona con 3 gallette, eccola qui. Se va, pam. Eccolo qui, frittatona completata. Ma dopo mi mangio questa galletta, senti il rumore sempre d'acqua ed è finito. Mi mangio la galletta, abbiamo completato il secondo pasto della giornata e sono le 13:23, anzi 24. Eccoci qui io con la merenda, allora una banana dolcificante, sempre yummy, yogurt e 25 grammi di frutta secca, banana non lo so se 125 grammi, comunque vi scriverò tutto, quindi assemblo e vi faccio vedere. Eccoci qui con la merenda, sono le 16:36 e adesso se pappa. Eccomi qui in questo What It In A Day, mi faccio vedere. Sì, un momento, registrazione video, ho appena finito di registrare un video. Allora, sono le 8, mi vedete a me, non vedete un pasto perché io sto uscendo e stasera non ho fame. Mi si è chiuso lo stomaco e quindi comunque abbiamo raggiunto più di 2000 calorie, 2100 calorie con i pasti di oggi, quindi siamo sotto di 800 calorie perché io, come sapete, assumo 3000 calorie al giorno. Quindi, ma ci sta, non avendo fame, è inutile che forzo il mio stomaco per mangiare. Però vi posso dire che se avessi fatto la cena, avrei mangiato il petto di pollo. Quindi stasera niente cena perché non mi va, esco, voi dite vabbè, ma sicuramente esci per mangiare bla bla bla. No, non vado a mangiare perché io quando esco non vado a mangiare, ma mi devo divertire con la mia amichetta e quindi no, non si cena. E io spero che questo video vi sia piaciuto lo stesso e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!